Non potevamo immaginare che dopo 30 anni di lavoro in miniera ci avrebbero buttati via come uno straccio vecchio. Prosegue la protesta a 600 metri di profondità dei minatori sardi che da ieri sono asserragliati in due pozzi nella miniera di Genna Tremontis a Siulis, a 50 km da Cagliari, nella provincia del sud Sardegna. Tre motivi del malcontento: la mancata consegna dell'ultima busta paga e il passaggio di gestione della miniera. Fino ad oggi la società Igea aveva garantito la conservazione dei posti di lavoro e la messa in sicurezza sino al subentro del nuovo concessionario, la mineraria del Gerrei, dal 1 luglio, ma le premesse per l'arrivo della nuova gestione, fanno sapere i sindacati, non sono buone. Senza il pagamento dell'ultimo stipendio, con il rischio di essere trasferiti anche a 200 km di distanza in un altro sito estrattivo, ma soprattutto senza garanzie per il loro futuro occupazionale. Intanto c'è attesa per l'incontro in regione, al quale sono stati invitati tra gli altri l'IGEA, la società in house della regione che finora ha gestito il giacimento di fluorite quarzo, e il nuovo concessionario privato, la mineraria Gerrei. In queste ore uno dei minatori di Siulis ha realizzato un video dal luogo della protesta a 600 metri sottoterra. Non ci servite più, andate via. La miniera ha bisogno di professionalità, di specializzazioni e ha bisogno soprattutto che i giovani abbiano delle guide.